3-0 scommetto che avresti firmato con una vittoria così veloce. Ah sì, avrei firmato alla grande. Sì, sì. Anche perché è una squadra un po' particolare, perché è una squadra comunque volitiva e comunque è una squadra con cui bisogna giocare con pazienza e con continuità. Nel momento del primo set in cui facevamo gli errori, anche qualcuno anche ingenuo, infatti erano lì con noi, siamo andati via solo nel finale e poi dopo ovviamente hanno cominciato a farne anche qualcuno a loro, di conseguenza il secondo set è stato molto più agevole. Però sì, però è una squadra che bisogna avere pazienza, perché è una squadra che ha messo in difficoltà anche insomma formazioni importanti, per cui sono molto soddisfatto al di là del risultato anche della prestazione. Senti, da fuori si è visto qualcosa di molto buono, sia a muro che a servizio, sono queste le armi migliori di questa sera secondo te? Ma sì, eravamo comunque convinti che col servizio si potesse fare qualcosa di importante e l'abbiamo portato in campo nella migliore dei modi e poi di conseguenza il muro viene con sé. Senti, un po' di riposo a Samadan e anche ad Airbus da vedere in vista delle finali di Verona? Sì, in realtà Sciama aveva un problemino, un risentimento alla schiena che per precauzione insomma l'abbiamo tenuto anche addirittura fuori dal riscaldamento e dal roster. E sì, Britt condisco le due esigenze di dare il ritmo gara sempre più a Florti, e Britt ovviamente ha avuto un pochettino meno spazio stasera, ma ovviamente era sì, per farla un pochettino respirare. Senti, ora testa a Verona, il tuo pensiero alla vigilia delle finali? Ma il mio pensiero è che siamo una squadra veramente che può dar noia a tutti quanti, contro tutte le squadre, anche contro quelle diciamo tra virgolette big. Abbiamo giocato sprazzi di grande pallavolo creando loro anche qualche difficoltà, per cui credo che veramente dobbiamo assolutamente alzare le nostre aspettative e le nostre ambizioni, e questo credo che sia importante per affrontare questa semifinale difficilissima. Va bene, ci vediamo a Verona allora. Ci vediamo a Verona.